L'ictus rappresenta una grave emergenza medica ed una delle tre principali cause di decesso in Italia. Per prevenirlo è fondamentale uno stile di vita sano ed una corretta alimentazione, ricca di frutta e verdura, importante nella prevenzione di numerose malattie invalidanti. È in questa direzione che va lo studio coordinato dal professor Filippo Maggi, docente della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, realizzato nell'ambito di un dottorato Eureka, nel quale si è studiato l'effetto protettivo di estratti ottenuti da buccia e polpa di mela rosa nei confronti dei danni provocati da ictus ischemico. Le cause che predispongono all'ictus possono essere diverse, come l'ipertensione arteriosa, l'arteriosclerosi, l'obesità, il consumo di alcol, il fumo di sigaretta ed altri. Sappiamo che una dieta sana ed equilibrata può essere importante per prevenire i fattori di rischio per l'insorgenza di questa patologia. E all'interno del progetto Eureka sulla mela rosa dei Monti Sibillini, progetto finanziato dalla Regione Marche, dal bacino imbrifero montano del Tronto e dall'Università di Camerino, con la collaborazione del Comune di Monte di Nove, abbiamo studiato gli effetti protettivi degli estratti di mela rosa dei Monti Sibillini nei confronti dei danni da ictus ischemico, che è causato appunto da una parziale, un ridotto afflusso di sangue ossigenato al cervello, che causa stress ossidativo e uno stato infiammatorio marcato nelle cellule nervose. In questo studio, realizzato in collaborazione con la Tirana University of Medical Science, sostanzialmente i risultati quali sono stati? Che gli estratti di mela rosa hanno manifestato una protezione nei confronti dello stato infiammatorio e dell'ossidazione, andando a ridurre la concentrazione di citochine infiammatorie come il TNF-alfa e l'interleuchina 1, e la produzione di malondialdeide, che è una sostanza che si produce per ossidazione lipidica. Molto interessante è stato l'effetto dell'estratto della buccia, che sappiamo contenere un maggior quantitativo di attivi, che ha sostanzialmente ridotto la morte cellulare indotta dall'espressione di un enzima, la caspasi 3, che è coinvolta durante questo tipo di danno cerebrale. In conclusione possiamo dire che la mela rosa dei Monti Sibillini si candida come un frutto ideale da inserire all'interno di una dieta sana ed equilibrata per la prevenzione di importanti patologie invalidanti come l'ictus o anche malattie cardiovascolari e neurodegenerative. Inoltre, per l'importante contenuto di fitonutrienti che abbiamo messo in evidenza anche in precedenti pubblicazioni, come derivati della quercetina, proantocianidina del gruppo B, di idrocalconi e acidi clorogenici, questo frutto si candida come una importante sorgente di attivi da utilizzare nel settore della nutraceutica.